Amiche e amici di Radio Villa Centrale, sono Claudio e sono in contatto telefonico con Neri Marcore. Ciao Neri, buona giornata a Ciao, te. Ciao Claudio, buongiorno a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Villa Centrale. Radio Villa Centrale che è onorata di questa chiacchierata e lo sono anch'io. Anche perché non nascondiamo a nessuno che la nostra amicizia risale a una trentina d'anni fa, se non più. Forse pure di più, adesso tu sei andato leggero, ma sì, se metterei pure 40 perché, sì, infatti, perché sì. era il 78 che ho iniziato, sì, a frequentare Giancarlo Guardabasi e da lì in poi, secondo me, insomma, 78-79, quindi sono 40 anni suonati che ci conosciamo e ci lega questa amicizia e la radio che non abbiamo mai abbandonato. Tu adesso ti sei spostato dopo anni di militanza, chiamiamola così, però l'amore per la radio è rimasto sempre quello. Allora, presentare Neri Marcore mi sembra quasi inutile. Attore, cantante, imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, andiamo avanti. Per tanti anni hai condotto Per un pugno di libri, per più di 10 anni, se non vado errato. No, 10 anni esatti, ho fatto 10 anni di conduzione e poi ho deciso di lasciare quella trasmissione amata perché comunque preferisco sempre un po' anticipare la parte discendente delle curve, delle parabole che fatalmente fanno parte di qualsiasi esperienza di vita, insomma c'è sempre la fase crescente, poi c'è un picco, anche un po' come in questo periodo qua, purtroppo insomma si parla di picco in senso negativo legato a questa epidemia che speriamo appunto passi prima possibile, e poi c'è questa fase discendente, quindi io cerco sempre un po' di anticipare quella fase che poi rischia di magari stancare gli spettatori, oppure ecco chi fa quel mestiere lì, chi conduce magari potrebbe avere meno verve, meno stimoli, quindi meno entusiasmo, e quindi dopo 10 anni ho deciso di salutare, diciamo, tutti gli appassionati per un pugno di libri e ho rimesso il mandato, come si dice in altri ambiti, appunto a Rai 3, e poi dopo di me ci sono state Veronica Pivetti e poi Geppi Cucciari, insomma, che lo conduce ormai da parecchi anni, credo sia arrivata anche lei abbastanza in là, almeno 78 anni. È un programma che piace, insomma, che introduce un po' di cultura all'interno di una televisione che ormai è diventata trash al 90%, Neri, non so se sei d'accordo con me. Sì, beh, diciamo che forse la percentuale di chiamiamola comunque di programmi graditi, no? Poi è tutto soggettivo, ognuno ha i suoi gradimenti, i suoi gusti, e quindi magari ecco il 10% o 20%, insomma, se uno vuole allargarsi anche di più, i programmi preferiti e graditi magari una volta corrispondeva a pochi programmi perché magari c'erano meno reti, meno possibilità, meno offerta. Adesso è ovvio che tutto si è moltiplicato, ci sono molte più emittenti, molte ore da riempire. Una volta la TV iniziava di pomeriggio, quando insomma siamo nati noi, quando eravamo piccoli noi. Adesso ovviamente è attiva 24 ore su 24, quindi bisogna riempire di programmi e secondo me la percentuale è sempre rimasta simile. È ovvio che però quell'80-90% che magari non guardavamo prima adesso è preponderante, quindi magari uno potrebbe pensare che la TV sia tutta appunto trash o di bassa qualità. Secondo me non è così, nel senso che in tutta la grandissima offerta che c'è, su tutti i programmi, tutti i canali, poi le piattaforme, adesso ormai poi ci sono i canali tematici, quelli sono anche molto interessanti, sì. Molto bello. Sì, ma poi non si fruisce più come un tempo. Una volta accendevi la TV e quello che c'era vedevi. Quello che passava il convento. Sì, adesso invece c'è Rai Play per tutte le canali Rai, poi tutte le piattaforme, no? Da Netflix a Prime, a tutto il resto, per cui ognuno
Ognuno si fa la televisione che vuole. Sì, si vede le cose, se le va a recuperare, magari non le vede in tempo reale quando vengono trasmesse, ma poi, quindi in qualche modo forse è più facile filtrare quello che ci interessa. Rispetto a quello che invece possiamo tranquillamente lasciare andare. Quindi poi alla fine penso che la TV non abbia una connotazione né negativa né positiva, dipende dal contenuto che ci metti dentro e poi ognuno, ogni fruitore, ogni spettatore credo abbia una scelta davvero ampia per vedere dei contenuti che gli piacciono, cosa che in questo periodo è fondamentale, perché tra radio, TV, letture e cose varie, insomma, visto che siamo costretti a stare in casa, l'intrattenimento è davvero prezioso in un periodo come questo, perché se pensiamo che se questa cosa fosse successa appunto 40 o 50 anni fa, sicuramente ci saremmo inventati delle cose diverse, però in quest'epoca insomma la tecnologia, che spesso viene descritta come una cosa anche qui negativa o che separa le persone, invece ci sta aiutando molto a tenere contatti con le persone lontane, ci sono famiglie appunto divise geograficamente proprio perché magari quando è iniziata questa emergenza stavano distanti, e quindi attraverso la tecnologia si riesce a conversare, ad avvicinarci di più rispetto a quanto non saremmo stati in grado di fare qualche decennio fa. Certo, hai parlato di famiglia, Neri, e quindi mi è venuto subito in mente di salutare mamma Ines, che naturalmente è dalle nostre parti, dalle parti delle Marche, perché tu naturalmente sanno tutti che sei marchigiano, e sì. Quindi chiaramente un saluto a mamma Ines. Sì, pensavo proprio a lei, noi ci sentiamo ovviamente ogni giorno, a volte ci vediamo appunto grazie a questi aggeggi tecnologici, quindi è possibile anche, ecco, non è possibile abbracciarci, ma almeno vederci, quello è una cosa è molto importante, consentita e sacrosanta, benedetta in questo periodo. Sì, veramente. E quando purtroppo è venuta questa emergenza coronavirus, Neri stava tenendo una bellissima tournée teatrale, Neri. No, vero? Quella l'avevo finita. Ah, l'avevi già finita. Ho fatto appena in tempo a finirla, e quella, insomma, siamo stati fortunati con la compagnia a terminarla il 1 marzo, perché appunto queste le prime restrizioni hanno cominciato a essere introdotte verso l'ultima settimana di febbraio. Io stavo al nord, quindi poi diciamo che dopo il nostro passaggio hanno chiuso i teatri di Reggio Emilia, di Bologna, e poi l'ultima settimana l'ho fatta a Perugia, e si sa che insomma il centro-sud è arrivato più tardi questa cosa. E poi, quindi finito il 1 marzo, poi no, avrei avuto con altri impegni, altri appuntamenti, due dei quali nelle Marche, avrei debuttato con uno spettacolo nuovo, un concerto su Gian Maria Testa, Senigallia e Pesaro, a metà marzo, ma è stato ovviamente rinviato, sì, adesso troveremo altre date. Al momento abbiamo ipotizzato qualcosa, anzi avevamo ipotizzato un paio di settimane fa di recuperarle a maggio, ma credo che sia prematuro, adesso penso sia inutile fissare delle date sapendo benissimo che poi potrebbero essere rinviate ulteriormente, quindi bene che stiamo tutti appunto in casa per il bene dei nostri familiari, di noi stessi, insomma, per far ripartire tutte le attività, no? Per far ripartire perché prima si fa così e prima ne usciamo, si spera, insomma. È vero, poi certo, è vero. Se dovessero arrivare altre docce ghiacciate, insomma, speriamo tanto. Speriamo sempre in positivo. E poi, certo, oltre al teatro che ha subito purtroppo questo stop, Neri è impegnato in questi giorni, in questo periodo, anche al mattino a Radio 2, Radio 2 Social Club. Sì, infatti prima dicevo che c'è questa radio che ci unisce sempre, infatti con Luca Barbarossa, amico più recente rispetto a te, perché con lui ci conosciamo diciamo da una quindicina d'anni, ci frequentiamo. E poi l'ho conosciuto a casa tua, se ricordi bene, lo conobbi a casa tua.
sì. E quindi lui, diciamo, da quando poi la conduzione, cioè da quando non è stato possibile avere poi tanta gente in studio e quindi hanno dovuto ridurre il numero dei tecnici, dei musicisti, insomma, quindi alla fine da circa, questa è la quarta settimana di seguito che io sto andando in studio con lui, siamo io e lui, il regista e un paio di tecnici appunto e la redazione, sì, per cui è tutto un personale ridotto, però si riesce a mandare avanti questa trasmissione che ha raggiunto il 10° anno di vita e che Luca è stato bravissimo a portare avanti, a far crescere, insomma è un appuntamento fisso, quindi io sono, già c'ero andato tante altre volte a trovarlo, però era sempre magari così sporadicamente, invece adesso sono ho il piacere, diciamo, di condurre con lui questa trasmissione, un'oretta e mezza che serve a noi per primi a evadere un po' dalla quotidianità e quindi a cambiare un po' così queste giornate che rischierebbero di essere troppo uguali l'una all'altra, e poi riceviamo anche moltissimi messaggi di apprezzamento e di gratitudine da parte degli ascoltatori e ascoltatrici che evidentemente appunto apprezzano questo intrattenimento leggero. E poi girano sul web alcune tue macchiette, i dialetti marchigiani, per citarne alcuni, poi sì, quello ogni tanto, la spesa ogni al supermercato. Sì, quello però non è un pezzo mio, tanti magari pensano che sia mio, in realtà io ho letto dalla pagina Facebook di De Carta Mezzadrile, un gruppo di ragazzi, di persone che insomma scrivono continuamente sulla loro pagina, e ogni tanto viene fuori questo scritto che descrive magari appunto, in questo caso si parlava della spesa nei tempi di coronavirus, un'altra volta sempre di questo virus declinato in un altro modo, e vedo che poi viene apprezzato anche da chi il dialetto marchigiano non lo conosce così bene, però evidentemente è comprensibile un po' a tutti, quindi approfitto anche adesso che tu l'hai ricordato per fare i complimenti a questi ragazzi appunto di Degrado Pormezzadrile e invitare chi ci ascolta in questo momento a visitare quella pagina, perché sono davvero molto, molto divertenti. Quindi complimenti anche a loro. Vogliamo anche, Neri, ci stiamo avviando alla fine di questa simpaticissima chiacchierata, della quale ancora ti ringrazio a nome di Mauro e di tutta Radio Villa Centrale, vogliamo parlare di Risorgimarte, di quello che è stato Risorgimarte per le Marche. Sì, possiamo accennarlo, perché poi ci sarebbe davvero si potrebbe parlare per interi quarti d'ora, però allora Risorgimarte è stata questa iniziativa, questa idea che mi è venuta dopo l'anno del terremoto, dopo il 2016, per cui dal 2017 abbiamo iniziato a fare una serie di concerti gratuiti sui prati dei luoghi colpiti, dei paesi colpiti dal terremoto, appunto con quelle due scosse di agosto e di ottobre 2016. Quindi ho fatto appello alla generosità, alla disponibilità di tanti amici musicisti, che ho sempre ringraziato infinitamente, per portare un po' di solidarietà che passasse anche attraverso l'indotto economico, per cui appunto tanta gente poi veniva a vedere questi concerti, quindi necessariamente dovevano anche magari consumare o voler comprare qualcosa passando appunto dal territorio marchigiano colpito dal sisma. E si è innescata questo meccanismo virtuoso, per cui si collegavano insieme tanti aspetti, appunto una solidarietà umana verso le persone colpite, un aiuto alle attività economiche di quelle regioni, un occhio attento all'ecosistema, alle bellezze naturali della nostra regione, e quindi l'obbligo di raggiungere questi concerti a piedi, quindi percorrendo a piedi gli ultimi chilometri e quindi lasciando ospiti, le ospiti eccezionali, vi ricordiamo Giovanotti, Mengoni,
e molti altri. E beh, sono tutti stati davvero molto molto generosi, e tutti sono stati più di 40, ecco, in 3 anni. 3 edizioni. E quindi sì, è un festival che sicuramente, insomma, cioè, ci sono anche molti ragazzi.